Passato posso anche iniziare io a fare direttamente con gli assegni. Va bene, ok. Allora, deve venire qua. No, quello, giusto. Se sì. No non sentono loro... Seduto lì e col microfono questo. Ma deve star qua per no, Zoom? No, no, da Zoom la sentono così. Ah. Quello serve per la diretta radio parlo. Facciamo così, vai. Allora, buon pomeriggio a tutti. Iniziamo questo incontro di oggi pomeriggio qui dalla sede del Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise, un incontro di presentazione ai comuni del parco, ma direi ai comuni e a tutti i soggetti che sono interessati della vita del parco, della carta dei tipi di habitat di interesse comunitario. Il direttore del parco e successivamente anche la dottoressa Sulli e il professor Filippi che illustreranno i contenuti della carta. A me sta a cuore una cosa, rappresentare questo tipo di strumento che è uno dei frutti della ricerca che viene fatta nel parco e per il parco. In tutti questi anni molta ricerca è stata prodotta, questo è uno degli esempi, contiamo nel 2023, inizio 2023, di rappresentare questo patrimonio di grande attività di ricerca che è stata fatta in questi 100 anni di vita del parco. Sono strumenti che accrescono la conoscenza, ma che hanno anche una funzione di tipo operativo per rappresentare. Guardate, nella presentazione c'è scritto habitat di interesse comunitario, vuol dire che deve interessare una soggettualità, deve interessare ai fini poi della migliore utilizzazione delle risorse. Ringrazio molto i professori dell'Università della Tuscia e della Basilicata che ci hanno sostenuto in questo percorso di ricerca, non mi attardo oltre e penso che questa presentazione, che ovviamente rimane, viene diffusa attraverso Radio Parco e che rimane in rete a disposizione di tutti, può essere un'opportunità di riflessione anche in relazione all'evoluzione che il parco ha avuto e alle indicazioni che dalla pianificazione del parco derivano. Grazie e buon lavoro e buon ascolto a voi che ci ascoltate da lontano. Grazie Presidente, saluto anch'io tutte le persone collegate sia su Zoom sia ovviamente grazie alla diretta di Radio Parco e a chi è venuto in sede. Il vicepresidente del parco, il vicepresidente Carlo Rufo, il consigliere Pistilli, il sindaco e il vice sindaco di Pizzone e amministratori di Villetta Barrea, nonché operatori del territorio. Questa della carta dei tipi di habitat è un documento estremamente importante. Ringrazio il professor Filibeck, di cui poi voi potrete apprezzare la qualità del lavoro. E ovviamente ringrazio la dottoressa Sulli che di questo lavoro è stata, come dire, la promotrice, quella che poi ha curato tutto e che è stata la madrina in tutti i sensi, ma perché è uno strumento fondamentale per la conoscenza del territorio del parco e dei siti della rete Natura 2000 che, come saprete, interessano anche aree esterne al parco, così come ci sono delle aree interne al parco che sono escluse da questo tipo di tutela. Carta dei tipi degli habitat che è uno strumento di conoscenza ed è ovviamente uno strumento di tutela e di conservazione, che ribadisco è la mission primaria del parco. E poi, facendo bene la tutela e la conservazione, partendo dalla conoscenza che è la base poi del confronto, riusciamo ovviamente a declinare al meglio tutte le attività, da quelle tradizionali, partendo dalla zootecnia, che è fondamentale, e in alcuni casi vedrete da quello che dirà il professor Filibeck, che è un po' croce e delizia di queste, dell'evoluzione del nostro territorio, alle attività di altro tipo che sono quelle poi diciamo più recenti, le turistiche, escursionistiche, che in qualche modo anche loro sono forse più croce che delizia da un punto di vista della conservazione.
Io non vado oltre, poi ci sarà uno spazio, spero, di confronto, perché l'altra volta quando l'abbiamo presentata sono venute fuori delle cose molto interessanti. Passo la parola alla dottoressa Sulli per l'introduzione della carta, che ringrazio ancora molto, vi auguro di fare attenzione, perché veramente verranno fuori degli aspetti molto interessanti. Grazie. Per questo secondo round di presentazione carta. Allora, perché una carta, abbiamo deciso un aggiornamento della carta degli habitat. In realtà la carta degli habitat era già compresa nel piano di gestione dei siti Natura 2000 del parco, che sta pubblicato appunto sul sito del Parco d'Abruzzo. Quella carta però era stata costruita molto rapidamente con gli elementi che avevamo a disposizione allora e con un unico approfondimento che riguardava le parti, diciamo, di alta quota, le parti pascolive, quindi mancava tutta un'altra serie di approfondimenti relativi a tutti gli altri habitat che sono indicati nei formulari della direttiva, nei formulari che descrivono i siti Natura 2000. Quindi abbiamo deciso a questo punto di fare un aggiornamento di questo strumento, perché riteniamo che questo strumento è estremamente importante per chiunque fa attività su questo territorio, sia per la pianificazione e la gestione del territorio stesso, sia per quella attività che sta diventando sempre più importante per noi, che è la valutazione di incidenza. Quindi questo è uno strumento a disposizione di tutti i tecnici e professionisti. Mi sa che c'è qualcuno che ha il microfono aperto, per cui chiederei a chi sta su Zoom di spegnere il microfono, se no c'è un ritorno di confuso che non fa capire. E quindi dicevamo, anche per fare la valutazione di incidenza, l'avere a disposizione una carta degli habitat aggiornata fa sì che i tecnici e i professionisti che fanno questa attività possano avere in mano uno strumento adeguato per fare la valutazione dell'impatto di quell'attività o di quel progetto, di quel piano, sulla conservazione, sul mantenimento in buono stato di conservazione dei siti Natura 2000. Non la faccio troppo lunga, però il lavoro è stato veramente lungo e complesso, perché significava fare anche tutta un'attività di campo in cui l'Università della Tuscia è stata impegnata per 2 anni, se non mi ricordo male, quindi questi sono 2 anni di lavoro, e mo me lo dici. Ah, bravi. Infatti non sentivo niente. Ecco. Oh, infatti non sentivo niente, quindi avevo il sospetto che fosse stato sentito per tutto il tempo. Vabbè, riassumo rapidamente quanto avevo detto per chi sta in diretta su Facebook. Quindi abbiamo deciso, partendo dalla vecchia carta degli habitat che è stata legata al piano di gestione dei siti della Natura 2000, di fare un aggiornamento, che è anche un approfondimento, che significa anche andare ad analizzare lo stato di tutti gli altri progetti sul territorio. Lo vedremo nell'esposizione del professor Pili, perché questo ha portato anche a delle interessanti novità. Ci sono habitat nuovi, ci sono habitat che in realtà hanno cambiato nomenclature cardiologiche, perché probabilmente all'epoca in cui sono stati istituiti la Natura 2000 sono stati attribuiti in maniera erronea del parco, e in più sono arrivate anche tutta una serie di considerazioni gestionali che per noi saranno fondamentali nell'attività di gestione e conservazione del territorio. Prima di dare la parola al professor Pili per illustrare il suo lavoro, ci tengo a dire una cosa fondamentalmente: questa carta è a disposizione di chiunque ne fa richiesta. È già presente in formato JPEG, se non mi ricordo male, sul sito del parco, alla pagina del piano di gestione. C'è una sottofinestra nuova carta habitat, quindi potete trovare la carta e trovare le note illustrative alla carta. Tutti i tecnici che la useranno sono obbligati di leggere la carta, tutti solamente alle note illustrative, altrimenti diventa uno strumento che viene usato così in fondo. Quindi le note illustrative sono fondamentali per capire come è accesso alla carta, altrimenti si passa al solito incolla, che secondo me dovrebbe piano piano andare esaurendosi nel tempo, perché non è così che si dovrebbero costruire gli studi di incidenza.
misure di incidenza secondo le ultime direttive che vengono dalla Commissione europea e dalla Commissione europea con la formazione dei video. Quindi la carta già c'è. Spero che nelle prossime settimane riuscire a far cambiare le scelte della carta anche nel portale catturato e comunque a chiunque fanno chiaramente richiesta, quindi per uso professionale e lavorativo, noi daremo, stiamo già dando, gli shape file e le note illustrative. Quindi i professionisti che ne hanno necessità possono fare richiesta. Ultimissima cosa, volevo accennare soltanto. Non so quanti e quali sindaci ci sono collegati al Zoom, ma qui mi riferisco soprattutto ai sindaci del Santo e Abruzzese e del Parco. Visto che la Regione ha delegato ai comuni la procedura della valutazione di incidenza e che il 99% dei nostri uffici tecnici non ha dimestichezza con questa procedura, vi prego, qualsiasi problema si crea nel fare pratiche con valutazione di incidenza per attività di vario genere, dite ai vostri uffici tecnici di chiamarmi. Così vi spiego prima che cosa devono fare i tecnici nel fare lo studio di incidenza e vi diamo l'incrocio di carte, lettere, questo non va bene, questo non va bene di grado, quindi fatemi chiamare prima. Questo lo dico sia ai sindaci del Parco, che ai sindaci dell'area contigua, che ai sindaci che stanno anche fuori dell'area contigua, ma dentro il sito maggiore dell'Unione della Regione, forse non siamo gestore, e che sa che il 51% della sua superficie è fuori parco. Quindi è una superficie molto ampia e molti sono i comuni che stanno all'interno della porzione di sito, ma non stanno dentro parco. I professionisti spero che man mano sappiano utilizzare questo strumento con accortezza e attenzione, anche perché questo strumento dà una serie di informazioni di base che sono fondamentali per fare appunto le relazioni di costruzione dell'efficienza. Poi non so se a conclusione di questa cosa il direttore va a dare degli aggiornamenti, se veramente va a uscire il nuovo delle giorni per fare tutto questo, e spero che prima o poi riusciamo a mettere in cantiere anche un incontro con tutti i tecnici professionisti che fanno valutazioni di incidenza e possibilmente anche con i tecnici dei comuni della Valle del Pustese del Parco per parlare insieme di che cos'è uno studio di incidenza e come si fa. Perché mi sono resa conto che molti dei colleghi anche professionisti purtroppo questo ancora non ce l'hanno molto da fare. Detto questo, io darei la parola al professor Portello Figli per l'illustrazione della carta. Facciamo un esperimento di vedere se avvicinando l'emittente radio prego. Possiamo fare almeno qui il microfono più grande, perché stando seduti in platea ho notato che era piuttosto faticoso ascoltare. E io ringrazio quanti mi hanno preceduto nel parlare, anche a nome dei colleghi Laura Cancellieri e Leonardo Rosati, il cui ruolo è stato indispensabile nello sviluppo di questo lavoro. No, è molto leggera, non credo interferisca. Allora, questa presentazione non sarà uguale a quella che abbiamo tenuto il mese scorso, in quanto quella era rivolta principalmente ai tecnici. Chiudere il microfono. Filignano che aperto. Filignano, no, adesso ha chiuso. Ok. Dicevo, la presentazione del mese scorso era rivolta principalmente ai tecnici e ai colleghi botanici, quindi è un po' più tecnica e metodologica. Questa volta, siccome ci rivolgiamo specialmente ai sindaci e agli uffici comunali, abbiamo pensato, in accordo anche con l'ente parco, di preparare una presentazione più divulgativa e soprattutto centrata sugli aspetti gestionali, con alcuni esempi gestionali che sono quelli, immagino, anche di più interesse per i comuni. Allora, intanto penso, proprio perché appunto magari parliamo con rappresentanti delle istituzioni locali che non hanno necessariamente dimestichezza con questa materia piuttosto intricata, che cosa sono questi benedetti habitat di interesse comunitario che tanto impegnano spesso gli uffici dei comuni.
Allora, nonostante il nome, in realtà non sono veramente degli habitat nel senso biologico del termine, sono dei tipi di ecosistemi, dei tipi di ambienti di cui l'Unione Europea richiede la conservazione in base a una norma, una direttiva del 1992 che tutti quanti chiamiamo per brevità la direttiva Habitat. La direttiva Habitat chiede che tutti gli stati membri per conservare questi particolari tipi di ecosistemi istituiscano le famose zone speciali di conservazione, che prima si chiamavano SIC, che nel loro complesso costituiscono la rete Natura 2000. Quindi sono delle aree di tutela che servono proprio a tutelare questi tipi di ecosistemi, oltre che a tutelare delle specie di piante e di animali che sono anche loro elencate dalla direttiva. Allora, questi tipi di ecosistemi da tutelare sono elencati in un appendice alla direttiva che è il famigerato allegato 1. Il punto però cruciale, che spesso viene dimenticato o ignorato dai tecnici, cioè come il territorio, ma che sono di estrazione non biologica, è che questi tipi di ecosistemi sono definiti dall'allegato 1 tramite delle caratteristiche vegetazionali, cioè sono identificati, quindi vanno poi riconosciuti e circoscritti in campo, tramite la presenza di gruppi di piante che identificano, diagnosticano questi habitat. Quindi i cosiddetti habitat di direttiva in realtà, in pratica, sono delle comunità vegetali. Una comunità vegetale è una combinazione di piante diverse che convivono insieme nello stesso ambiente fisico. Proprio questa è una foto che viene da qua vicino, da molto vicino, da qua. In questo caso è facile riconoscere le varie comunità vegetali, in quanto abbiamo delle specie dominanti, delle specie che formano il guscio esterno della comunità vegetale, che sono molto diverse. Quindi sul versante in alto abbiamo il faggio che forma il guscio esterno, quindi abbiamo una faggeta che poi si porta appresso tutto un pacchetto di specie alle quali piace vivere insieme al faggio e quindi costituiscono una comunità vegetale. Poi alla base del versante abbiamo una zona di campi abbandonati dominata da arbusti, quindi il guscio esterno qui della comunità, la fisionomia, come dicono i botanici, è data da specie arbustive, e queste specie arbustive si portano appresso un pacchetto di altre specie erbacee che vivono volentieri in quelle condizioni, quindi abbiamo un secondo tipo di comunità. E poi sul fondo della valle abbiamo dei prati da sfalcio, dove le condizioni ambientali sono diverse, l'ambiente fisico è diverso, e quindi abbiamo una combinazione di specie ancora diversa, abbiamo un tipo di comunità differente. Però magari fossero sempre così semplici le cose. Ci sono magari un po' più complicati. Anche qui siamo molto vicino a Pescasseroli. E soltanto il fatto che questa è una foto fatta ai primi di maggio, quando c'è in piena fioritura questa bellissima pianta, che è una viola endemica dell'Appennino, ci consente di vedere a colpo d'occhio, anche semplicemente dalla foto, che ci sono in questo prato due... ci consente di vedere che in questo prato possiamo, diciamo, dividere due comunità diverse, che sono sempre prati, ma se noi ci sediamo lì e con pazienza ci mettiamo a guardare quali sono le specie di piante che compongono il prato che sta qui sul dosso, quello invece sta sul fondo della valletta, ci accorgiamo che il pacchetto di specie che le forma è quasi completamente diverso, quasi non c'è nessuna specie in comune fra il dosso e l'avvallamento. Questo è visibile a colpo d'occhio in questo particolare momento dell'anno, perché in fiore la viola e cresce solo sui dossi, ma se uno ci va d'estate, a colpo d'occhio lontano non vedi niente, deve fare un campionamento vegetazionale, cioè deve andare a vedere con cura quali piante ci sono. Quindi abbiamo due comunità vegetali differenti. Allora, questo è un pezzettino dell'allegato 1, cioè dell'elenco dei tipi di ecosistemi di cui la direttiva Habitat richiede la protezione, e vedete che i nomi degli ecosistemi sono dati o tramite una specie di pianta dominante, quindi quella più abbondante, quella che forma il guscio esterno, come abbiamo detto prima, della comunità, oppure, caso più complicato, diciamo, da comprendere per chi
non è specialista, ma che in realtà facilita le cose a chi è specialista, con questi strani nomi latini che non sono nomi di piante, ma è una metodologia formalizzata di dare dei nomi all'intera comunità. Quindi sono dei nomi che, diciamo, si portano appresso, per chi conosce la vegetazione, l'informazione su qual è l'intera composizione in specie di piante della comunità. Quindi è evidente che è, purtroppo per fortuna, indispensabile il ruolo di un botanico specialista per poter andare a dire sul terreno dove che stanno gli habitat di direttiva. Questa cosa l'Italia, a differenza di altri paesi, ci ha messo un po' a capirla, ha rischiato di anche una procedura di infrazione dall'Unione Europea, perché non aveva, l'Italia non aveva formalizzato nella sua normativa la necessità che fosse un botanico a delineare gli habitat e a monitorarli, per esempio poi in caso di valutazione di incidenza, in caso di interventi, eccetera, e soltanto con le linee guida del 2019 è stata finalmente messa nero su bianco. Quanti sono questi tipi di ecosistemi da proteggere? Sono più di 200. Poi c'è un sottoinsieme di questi 233 tipi che sono marcati da un asterisco, sono i cosiddetti habitat prioritari. Gli habitat prioritari sono habitat per i quali c'è una normativa, diciamo, ancora più severa dal punto di vista della protezione, e il motivo è che si tratta di tipi di ecosistemi che esistono praticamente solo in Europa. Quindi la ratio della norma è che l'Unione Europea si considera particolarmente responsabile per la loro conservazione, perché sono habitat che esistono quasi solo all'interno del territorio europeo, e quindi hanno questa medaglietta, questo asterisco, che si porta presso una serie di conseguenze legali piuttosto complesse, più stringenti rispetto a quelle che hanno gli altri habitat di interesse comune. Ora, il problema però è che, come avete visto in quel pezzettino dell'allegato, l'allegato 1 contiene soltanto dei laconici, sintetici nomi degli ecosistemi, quindi non sempre, anche per il botanico esperto in comunità vegetali, è facile capire che cosa intendevano. Allora, l'Unione Europea ha preparato e poi ha successivamente aggiornato un libro che si chiama Manuale Europeo di Interpretazione degli Habitat, che serve proprio a identificare sul campo questi tipi di ecosistemi. Identificarli come fornisce degli elenchi di specie che vanno ritrovati, quindi ancora una volta, tranne qualche caso di rari tipi di habitat che sono definiti in base alla fauna o in base a caratteristiche di tipo geologico, ma che sono una minoranza, nella grande maggioranza dei casi, almeno il 75% degli habitat, sono definiti tramite degli elenchi di specie di piante. E quindi è necessario il rilievo floristico, cioè è necessario andare in campo, delimitare delle unità campione, dei quadrati, dei circoli, della vegetazione, al cui interno bisogna con santa pazienza identificare tutte le specie presenti e vedere quanto corrispondono a quello che prevede il manuale. Successivamente poi ogni Stato ha predisposto un suo manuale nazionale di interpretazione per, diciamo, affinare meglio e dare, diciamo, delle indicazioni che fossero più tagliate sulla realtà del paesaggio dei singoli Stati membri. Quindi esiste anche un manuale italiano di interpretazione. Qui vedete una pagina del manuale di interpretazione, quella che riguarda un tipo di ecosistema protetto, che sono i prati da sfalcio di montagna, che per esempio qua nel Parco d'Abruzzo sono quelli che si trovano nella pianta a Pescasseroli e Opi. Ma perché possiamo dire che quelli a Pescasseroli e Opi rientrano in questo habitat? Perché ci siamo andati, abbiamo fatto il rilievo floristico e abbiamo visto che la composizione specie di questi prati corrisponde in buona parte a questo elenco molto corposo, come vedete, di piante che il manuale italiano ci indica come diagnostiche per questo tipo di ecosistema da proteggere. Quindi, se torniamo alla nostra valletta che abbiamo visto prima, se noi andiamo a rilevare la composizione specie del dosso e dell'avvallamento nella stessa prateria,
ci accorgiamo che il pacchetto di specie che c'è sul dosso ci porta a un tipo di ecosistema che è un habitat di interesse comunitario, habitat 6210, invece quello che c'è sul fondo non è afferente, non corrisponde a nessun habitat tutelato dalla direttiva. Quindi anche in uno spazio fisico così piccolo, due forme di vegetazione possono sembrare così simili, una rientra nelle prescrizioni legali della direttiva e l'altra no. Ancora una volta serve quindi un'analisi specialistica molto accurata. Tanto per dare un'idea della ricchezza di habitat nel territorio del parco, qua siamo in comune di Picinisco, dalle parti di Monte Cavallo. In questa immagine ci stanno almeno 6 habitat di interesse comunitario. In cima le praterie calcaree di alta montagna, sempre sulla cima la vegetazione delle rupi calcaree. Poi quella zona che si vede un po' più marroncina è un affioramento di rocce diverse, di rocce silicee, quindi un altro habitat è la vegetazione delle rupi silicee. La vegetazione dei ghiaioni costituisce un altro habitat di interesse comunitario e questa piccola zona umida, una torbiera dominata dai muschi, costituisce anch'essa un habitat, così come costituiscono un habitat le praterie aride di media montagna su substrato calcareo. Allora, due punti cruciali che è importante, diciamo, tenere a mente. Uno è che quando sul carico della Commissione Europea un gruppo di botanici scrissero all'allegato 1, cioè l'elenco degli habitat, lo scrissero originariamente in francese. Poi questa versione francese fu tradotta in una versione parallela inglese, quindi già lì chiaramente non sono un po' di mescolamenti linguistici. Poi è stata fatta una traduzione ufficiale in italiano, che è quella recepita nella legge italiana di recepimento della direttiva, che si è basata principalmente sulla versione francese, con una serie di errori e malintesi di traduzione che sono cristallizzati dalla legge italiana ormai, perché l'allegato 1 italiano ormai è ufficiale da 30 anni, ma questi titoli possono essere fuorvianti. Le famose faggete degli Appennini con Taxus ilex non significa né che tutte le faggete di Cettasso e Agrigoglio sono habitat direttiva, ma non significa nemmeno che per essere una faggeta direttiva ci deve essere per forza Tasso e Agrigoglio. Bisogna andare a leggere la cosa dice il manuale e si scopre che la questione è un po' più complicata. La famosa variante prioritaria dell'habitat di prateria, che in italiano si chiama, non si sa perché, stupenda fioritura di orchidee, che quindi sembra un criterio estetico, in realtà se andiamo a vedere la versione inglese, se andiamo a vedere cosa ci chiede il manuale, andrebbe chiamata in realtà siti importanti per le orchidee, cioè si tratta di praterie dove dal punto di vista demografico, della biologia, della popolazione, ci sono delle sono siti importanti per la riproduzione delle orchidee. La stupendità o meno della fioritura non c'entra nulla. È necessario quindi andare sempre a vedere cosa dice il manuale. Secondo punto cruciale, la direttiva tutela volutamente dei tipi di ecosistemi che sono di origine antropica, cioè che sono stati creati dall'uomo. Per esempio i prati d'asfalcio che vedevamo prima nella piana di Vescassino. Questo che cosa implica? Implica che noi per conservarli dobbiamo continuare a fare quello che ci facevamo prima, e se non ce lo facciamo più siamo tenuti a ricominciare a fare quello che ci si faceva prima. Cioè non possiamo conservarli recintando dicendo questa è riserva integrale perché sono abbiati direttiva, perché perdiamo l'habitat e rischiamo anche di essere condannati dalla Corte di Giustizia, cosa che è successa. È successo tra l'altro al Regno Unito, io dico scherzando, forse la Brexit è accaduta per quello. Bene, fatta questa premessa che ho pensato che fosse utile per chiarire un po' di misteri che possono apparire in questo linguaggio un po' da iniziati. Vediamo in concreto la carta del parco. La carta ci è servita a censire quali e quanti tipi di habitat si trovano nel parco e nei siti della rete Natura 2000 che dipendono
e a capire dove stanno e quanto sono estesi. Allora, il territorio studiato dalla carta è quello circondato qui in verde, quindi il territorio del parco, più 5 siti della rete Natura 2000. Come è fatta la carta? Allora, un minimo di specifiche tecniche, diciamo, anche in questa presentazione, perché servono a capire cosa la carta può dire, ma soprattutto cosa la carta non può dire. La carta ha una scala di 1 a 50.000, che significa che sulla carta cartacea, che è quella che per chi è in sala è appesa lì, un centimetro è pari a 500 metri, cioè non 2 centimetri è fare un chilometro. Questo significa che, per ragioni proprio di tecnica cartografica, esiste un'unità minima di mappa di 4 ettari. Cos'è l'unità minima di mappa? È il più piccolo oggetto che era possibile disegnare sulla mappa. Cioè, qualunque cosa più piccola di 4 ettari, un bosco più piccolo di 4 ettari, una radura più piccola di 4 ettari, non è stata disegnata. Ma non perché non ci avevamo voglia di lavorare, perché si fa così. La tecnica cartografica prevede che per ogni scala esiste una risoluzione minima possibile. Quindi attenzione, se io vedo che nel mio comune so che ci sta un boschetto di faggio in mezzo al parco, dico, ma perché nella carta degli habitat non c'è? Forse perché quel bosco è più piccolo di 4 ettari. Se non è così, segnatecelo ovviamente che correggiamo. Ma è molto probabile che il motivo per cui non trovate il vostro bosco o la vostra natura è che è più piccola di 4 ettari, quindi non era rappresentabile con questa scala. Materialmente la carta come è fatta? È fatta di due tavole che sono disponibili sul sito del parco in formato JPEG su base di carta topografica IGM, che poi, come diceva la dottoressa Sulli, sono disponibili per chi ne ha bisogno per scopo professionale anche in formato vettoriale, quindi in formato GIS. Una è la carta vera e propria, quella che è appesa qui, quindi in cui gli habitat sono raffigurati come poligoni, si dice in termini tecnici, cioè come aree colorate. Però poi cosa è successo? Siccome esistono dei tipi di ecosistemi che per loro natura non raggiungono mai i 4 ettari, per esempio c'è un particolare tipo di sorgenti che è un habitat tutelato dalla direttiva, le sorgenti per definizione sono una cosa puntiforme quando io lo guardo su una carta topografica. Allora abbiamo predisposto anche una carta che abbiamo chiamato degli habitat puntiformi, cioè una carta che raffigura quelle cose che erano troppo piccole per raffigurarle in scala, ma che comunque andavano evidenziate. Come è stata ottenuta la carta? Allora, questa sera mi limito a raccontare che abbiamo utilizzato delle immagini satellitari per delimitare innanzitutto a grandi linee le principali comunità vegetali. Questa figura che vedete è un'immagine satellitare con sgrossate in giallo i confini, diciamo, più grossolani che si possono vedere già dal satellite fra i vari tipi di comunità vegetali. E qui vediamo già un secondo passaggio in cui è stato fatto un affinamento. Per esempio, questa zona in verde chiaro che sta in questo poligono è un bosco misto di carpino nero, che si distingue bene in un'immagine autunnale rispetto a un bosco di faggio che si vede in marrone. Notate subito una cosa, vedete che ci sono delle isole di marrone all'interno del verde chiaro? Queste perché non le abbiamo disegnate? Perché sono più piccole di 4 ettari. Non erano rappresentabili alla scala adottata. Noi qui stiamo vedendo la carta a una scala fortemente ingrandita, perché questa è la scala, diciamo, di lavoro a cui disegnavamo, ma non è la carta di, non è la scala di risoluzione effettiva della carta. Dopo questa fase c'è stata tutta la fase invece di rilevamento in campo, cioè andare a fare quello che ci chiede il manuale di interpretazione, andare a vedere quali sono le specie che compongono le varie comunità. Questo è stato fatto attraverso più di 2000 punti di verifica, veloce, della composizione specie, georiferiti col GPS, in cui venivano verificare quali erano le specie dominanti, quindi quelle più abbondanti, e quelle che sapevamo essere più informative dal punto di vista della diagnosi degli altri. Poi, per approfondimento, laddove la situazione era più delicata, c'erano meno informazioni, è stato effettuato il vero e proprio rilievo floristico-vegetazionale, cioè delle aree campione in cui
si vanno a scrivere, a contare tutte le specie di piante presenti e si va anche a misurare ogni specie quanto è abbondante. Poi ci sono anche degli habitat sommersi, per esempio nel lago di Barrera, e quindi questi sono stati campionati con, effettuando delle pescate con una sorta di rastrello con cui veniva campionata la vegetazione sommersa. Questa è la distribuzione dei 2600 punti. Vedete che la distribuzione non è uniforme, si concentra in alcune zone per vari motivi. Uno è che in realtà il parco possedeva già una grande mole di ricerche pregresse sulla vegetazione, che noi nell'ambito di questo lavoro abbiamo, diciamo, sistematizzato e mappato, quindi abbiamo rintracciato più di 800 punti di rilievo che degli ultimi 50 anni che già esistevano. Quindi noi siamo andati a rilevare laddove questi punti di rilievo pregressi erano più scarsi. Siamo andati a rilevare soprattutto dove dalle immagini da satellite, diciamo, poteva esserci dubbio di cosa ci fosse. Siamo andati a rilevare in quei tipi di ambienti fisici in cui sapevamo che era più probabile che ci fossero habitat di direttiva o addirittura una concatenazione di tanti piccoli habitat di direttiva. Per esempio, ci siamo esplorati in modo sistematico praticamente tutte le sorgenti che abbiamo potuto rintracciare dalle carte geologiche e da altre informazioni. Abbiamo esplorato in modo sistematico tutte le forre, perché le forre, diciamo, si prestano ad ospitare almeno un paio di habitat di direttiva, tra l'altro prioritari, e anche tutte le piccole zone umide, quindi le piccole aree palustri. Qua vedete i nostri collaboratori al lavoro che stanno montando un'area campione di 100 metri quadri in bosco, nel bosco di Salici, che c'è vicino al lago di Barrea, qui il rilevamento floristico. Qua però è facile, perché questo è un bosco in pianura. A volte la situazione è un po' più complicata, per installare aree campioni bisogna, diciamo, ingegnarsi un po', e ancora più complicato ovviamente è andare a campionare cosa c'è sul fondo dei corpi idrici. Che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato sul totale di 233 habitat tutelati in tutta Europa, nel parco ce ne sono 37, perlomeno noi ne abbiamo trovati finora 37. Di questi 37, 9 sono nuovi. Che vuol dire nuovi? Vuol dire che i siti della rete Natura 2000 hanno una cosa che si chiama formulario standard, che è, diciamo, la loro carta d'identità, il loro libretto di circolazione. È un documento che è stato compilato quando è stato istituito il sito, in cui c'è l'elenco dei tipi di habitat che furono identificati all'epoca, negli anni 90, e grazie ai quali è stato istituito quel sito. Allora, rispetto ai tipi di habitat elencati nei formulari con cui furono istituiti i siti che ci sono nel parco e intorno al parco, noi abbiamo trovato anche 9 habitat in più, che non erano stati, diciamo, visti o identificati all'epoca. Ci sono 8 tipi di habitat menzionati nei formulari standard che noi non abbiamo ritrovato, ma per fortuna questo non significa mai o quasi mai che si siano estinti. Significa semplicemente che all'epoca non esisteva ancora il manuale di interpretazione italiano, e anche il manuale europeo esisteva in una sua edizione, versione più rudimentale di quella attuale, quindi c'erano delle difficoltà spesso nel distinguere habitat simili. Quindi è semplicemente quasi sempre una questione che l'interpretazione che noi abbiamo dato, l'identificazione che noi abbiamo effettuato, è diversa. Abbiamo semplicemente dato un nome diverso ad habitat che erano già stati trovati all'epoca. La carta però ha una leggenda, quindi ha un elenco di colori che è ben più lungo di 37 voci. Perché? Perché spesso ci sono, secondo il manuale europeo, più tipi di comunità vegetali diverse, cioè più possibili combinazioni di specie di piante che possono far parte dello stesso habitat. Per esempio, ci sono tantissimi tipi di prateria di media montagna differente che vanno attribuiti al famoso habitat che si chiama erroneamente in italiano stupenda fioritura di orchidee. Allora, noi, per non perdere informazione, anche ai fini poi dell'utilità per il parco, per la pianificazione, eccetera, li abbiamo mantenuti con colori diversi,
che stanno tutti sotto un unico capoverso, sotto un unico titolo in grassetto nella leggenda della carta, però sono, sono differenziati con colori leggermente diversi e con una sigla diversa, e accanto a ognuna di queste sottovoci dell'Abilat c'è la descrizione di dettaglio di come è fatta quella comunità vegetale dentro il Parco d'Abruzzo e nei suoi siti di interesse comunitario. Quindi mi raccomando, quando voi consultate la carta è fondamentale non fermarsi al nome dell'habitat, ma andare a vedere esattamente che cos'è la, la sottovoce. Le zone, quelle comunità vegetali o quelle porzioni di territorio che non corrispondono all'habitat direttiva non le abbiamo lasciate in bianco, ma abbiamo pensato di fare una cosa utile di comunque, anche se in modo più diciamo semplificato, rapido, classificarle e descriverle nella carta. Quindi, come potete vedere, per esempio, da questo che è un pezzettino della carta della zona qui intorno a Pescasseroli, anche le aree urbane, per esempio, le abbiamo cartografate differenziando l'urbano discontinuo, cioè le aree con edifici sparsi, dall'urbano continuo. Abbiamo rappresentato, per esempio, i rimboschimenti, che sono questi con la sigla CO, anche se non costituiscono habitat. E poi ci sono invece altri colori che, come poi uno va a vedere la leggenda, sono quelli che corrispondono agli habitat, ad esempio Villa Rosa con la sigla SF, sono i prati d'asfalcio che vedevamo prima nell'esempio del manuale, che costituiscono un habitat. Quando si usa la versione GIS della carta, quindi uno si usa il file shape e si va a cliccare sul poligono, e quindi esce fuori la tabella degli attributi. Attenzione, perché c'è un campo con il codice numerico dell'habitat, che è il codice diciamo ufficiale europeo, un campo con il famigerato nome italiano dell'habitat, ma non vi fermate qui, andate a leggere anche l'altro campo, il campo descrizione, perché lì c'è la voce di leggenda che dice che cos'è effettivamente quel singolo poligono. Magari la voce habitat è praterie con stupenda chiusura di orchidee, però la descrizione del poligono dice attenzione, questo però è un mosaico fra la prateria habitat e per esempio le vallette, le doline che non sono habitat. Quindi anche se quel poligono fa uscire fuori il codice 6210, che è il codice dell'habitat, non è che tutta la superficie del poligono è habitat, devi andare a vedere poi come è fatto l'eventuale punto che ti interessa sul campo, perché potrebbe trattarsi di un mosaico fra cose diverse. La tavola degli habitat puntiformi invece è una tavola che raffigura innanzitutto, come vi dicevo prima, quegli habitat che per loro natura sono sempre troppo piccoli per essere attivati sulla carta normale. Poi raffigura anche degli habitat che solo a volte sono abbastanza grandi per raffigurarli come poligoni, ma che molto spesso sono piccoli, e quindi avremmo perso troppa informazione. E poi raffigura anche alcuni esempi isolati di habitat che normalmente sono molto grandi, per esempio le faggete, ma che proprio quando diventano isolati e piccolini che possono rivestire interesse conservazionistico, perché magari si trovano in ambienti particolari, eccetera. Allora, qui vediamo lo straccio sempre nei tunnel di Pescasseroli della carta di habitat puntiformi, dove semplicemente ci sono dei pallini fuori scala accanto ai quali c'è il codice habitat, e anche qui poi però bisogna andare a cliccare e nella tabella del GIS bisogna andare a guardare i dettagli di che cos'è esattamente quel caso particolare che è stato ricondotto al caso generale di quel codice. Abbiamo poi consegnato al parco un volume di note illustrative in cui abbiamo descritto in dettaglio, in molto più dettaglio di quello che si può fare nella leggenda della carta. È già sul sito, sì, in PDF, è già scaricabile dal sito. C'è la descrizione dettagliata di ogni habitat. Soprattutto c'è la descrizione delle caratteristiche con le quali abbiamo riconosciuto in campo e che quindi vanno utilizzate per poter poi andare a controllare.
controllare caso per caso se la diretta scende la località che ci interessa, e ci sono anche delle considerazioni gestionali, anche se chiaramente molto sintetiche, perché ovviamente scrivere una monografia sulla gestione di habitat sarebbe stato un lavoro a parte. Per qualunque applicazione è fondamentale, dopo aver consultato la carta, andare a vedere anche cosa dicono le note illustrative, perché magari le illustrative parlano di eccezioni, parlano di cose a cui stare attenti, di casi strani, di situazioni difficili da riconoscere e così. Bene, vorrei farvi vedere adesso qualche esempio di tipi di habitat che ci sono nel parco e, d'accordo con la dottoressa Sulli, abbiamo selezionato qualche esempio che era particolarmente interessante anche per i risvolti poi gestionali sul territorio da parte dei comuni. Allora, per esempio, costituiscono un habitat tutelato dalla direttiva le praterie di alta montagna. Quindi quelle che si trovano sopra, in quota sopra il limite del bosco. E l'habitat 6170 è una forma di vegetazione molto delicata. Perché? Perché ci troviamo a quote in genere superiori ai 1800 metri, dove le temperature sono molto basse e la stagione vegetativa a disposizione per le piante è molto corta. Quindi tutto è enormemente rallentato. I processi di recupero della vegetazione sono lentissimi. Se io passo con un trattore cingolato, lascio un'impronta, un po' come le impronte sulla Luna, rimangono lì per decenni. Non c'è quell'esplosione di vitalità della vegetazione che c'è a bassa quota, dove uno fa una buca e l'anno dopo l'erba l'ha ricoperta completamente. Tutto rimane come letteralmente congelato. Quindi, per esempio, è molto dannosa l'apertura di strade e piste. È dannoso qualunque lavoro di movimento terra. Si tratta di ambienti che nel corso letteralmente di millenni si sono però adattati bene al pascolo tradizionale, cioè al pascolo ovino o più probabilmente a quello misto ovi-caprino, che era quello, il pascolo transumante tradizionale dell'Appennino almeno dall'età del bronzo. Ci sono vari studi sia in Italia ma sia anche in tutta Europa che hanno mostrato come il pascolo transumante ovino non è dannoso, entro ovviamente se gestito insomma con criterio, per questo tipo di eccezione. Desta invece notevole preoccupazione il pascolo brado bovino, anche perché è una, diciamo, innovazione relativamente recente, non è una forma di vegetazione del suolo tradizionale. I bovini sono più pesanti, quindi chiaramente calpestano il suolo in modo diverso, mangiano in modo diverso rispetto alle pecore e soprattutto ovviamente non sono portati dal pastore e gestiti in modo razionale. Se vengono lasciati i bradi si concentrano dove diciamo hanno le loro preferenze. Quindi quello che dobbiamo fare, anche se ovviamente non è semplice dal punto di vista economico, è quello di cercare di recuperare e incentivare il pascolo di tipo ovicaprino, come vediamo in questa immagine dal comune di Picinisco, che come abbiamo visto per esempio in un caso di studio proprio nel comune di Picinisco, sembra dar luogo a una situazione ottimale e stabile sia di elevata biodiversità sia anche di elevata produttività, e quindi va a vantaggio dell'allevatore stesso, nel senso che è una situazione proprio sostenibile nel senso letterale del termine, cioè tanta erba viene mangiata, tanta ne ricresce, non solo in termini di quantità di erba a disposizione, ma anche in termini di qualità dell'erba, cioè di specie che hanno un elevato valore nutritivo per gli animali. Pascolo ovicaprino sembra mantenere il valore fabulare, cioè il valore nutritivo di queste praterie, in modo stabile. Quando invece abbiamo diciamo un'incontrollata libertà da parte di vacche ed equini di muoversi in alta montagna, assistiamo come in questo caso, questa mi pare della zona di Biscurri, a una modificazione della composizione specie. Cioè il prato si arricchisce sempre di più
di piante che sono velenose o spinose o scarsamente nutrienti per gli animali. E quindi questo è anche questo poi si ritorce anche contro, contro l'allevamento stesso. Qui vediamo un dettaglio in cui sono presenti contemporaneamente sia specie spinose sia specie velenose. Viceversa, qui come al solito in ecologia le cose sono complicate, non c'è mai una ricetta semplice, la totale scomparsa del pascolo, cioè se togliamo anche il pascolo ovicaprino, sembrerebbero sorgere altri problemi, sempre in termini di composizione della prateria. Diventa invadente la pianta che noi botanici chiamiamo Brachyvonium genuense, che localmente si chiama falasca, che è una pianta che quando è, diciamo, giovane è commestibile da molti erbivori, ma quando poi diventa adulta non è appetibile da gran parte degli animali. E quindi questo comporta una perdita di qualità del pascolo sia per i domestici, sia forse anche per i selvatici, poi qui la questione diventa ancora più complessa da valutare. Uno dice, beh, ma come? Ma la natura come faceva quando non c'erano i pastori, quando non c'erano le pecore? Il problema è che quando non c'erano le pecore, io ho un'immagine, quando non c'erano le pecore c'era questa roba qua. C'era una densità di erbivori selvatici che per noi oggi è inimmaginabile e che anche se noi volessimo ripristinarla sarebbe ingestibile, perché ci sarebbero dei problemi di conflittualità con le infrastrutture umane pazzesche. Ma vari studi, anche molto recenti, hanno mostrato che la densità di erbivori selvatici in Europa prima che le popolazioni umane li sterminassero era come quella che c'è adesso nelle savane africane. L'Europa era un mare di erbivori, quindi molte comunità vegetali sono adattate agli erbivori. Man mano che l'uomo estingueva gli erbivori selvatici, inventava la pastorizia. E quindi il ruolo degli erbivori selvatici è stato preso da quelli domestici. È per questo che c'è questo strano paradosso per cui faccio dei danni sia se ci metto gli erbivori sbagliati, ma anche se tolgo tutti i domestici, a meno che non ho dei livelli di selvatici molto elevati, che forse in alcune zone del parco ora si cominciano a raggiungere, quindi stanno forse cominciando a riprendere quello ecologico che gli spettava. Problemi simili, anche se per altri motivi, ce li abbiamo in un altro habitat di prateria, che è l'habitat 6210, che sono le praterie di quote più basse, quelle, diciamo, di media montagna e di collina. A questo tipo di habitat in realtà afferiscono tantissime comunità vegetali diverse, perché afferiscono praterie quasi mediterranee, come questa che vediamo qua sotto gli olivi in Val Roveto, fino alle classiche praterie che abbiamo qua intorno alla Valle del Sangro, che sono radure nella faggeta create da tempo immemorabile dall'attività pastorizia. La flora, la composizione di specie di queste praterie, di queste varie sottovarianti, è abbastanza diversa. Hanno tutte in comune il fatto che nel parco sono quasi sempre molto importanti per le dinamiche delle popolazioni di orchidee, quindi è quella famosa variante prioritaria importante per le orchidee, e hanno tutte in comune, alle varie quote, di avere una biodiversità elevatissima. Biodiversità è intesa proprio di numero di specie per metro quadrato. Ma pensate che in 100 metri quadrati di faggeta ci stanno solo in media 10 specie di piante diverse, in 100 metri quadrati di queste praterie ci sono 100 specie di piante diverse. Quindi, contrariamente a quello che credevano i botanici una volta e a quello che purtroppo qualche volta anche qualche forestale di adesso continua a pensare, le praterie non sono una versione degradata delle foreste, sono un habitat ricchissimo di biodiversità che esisteva già in natura. ma anche molti botanici, io penso.
sono un tipo di habitat che esisteva già in natura prima che la pastorizia tagliasse i boschi e fare natura, perché ci stavano le mandrie di bisonti europei, le mandrie di buoi selvatici, eccetera, che come fanno adesso in Africa, buttavano giù tutto e aprivano delle praterie spontanee. Appunto è un ambiente invece che fino a pochi anni fa è stato svalutato, quindi venivano fatte queste meraviglie qua, nel senso che si pensava che fosse un ambiente degradato, quindi si piantavano a tappeto queste coltivazioni di Douglasia, eccetera, che tra l'altro poi ovviamente non avevano neanche grandi risultati dal punto di vista economico, con un danno per la biodiversità enorme, perché poi pensate che la biodiversità di insetti ovviamente è proporzionale alla biodiversità di piante, perché molti insetti si nutrono di piante almeno nella fase larvale, quindi poi anche la biodiversità di uccelli che si nutrono di insetti in proporzione, quindi più la base di questa piramide è ricca di specie, più ricca è tutta la piramide della biodiversità. Questa straordinaria ricchezza di specie delle praterie su calcare che dell'Europa, guardate, l'Europa ha il record mondiale con le praterie come quella dell'Appennino o dei Carpazi, dei Balcani, di ricchezza di specie proprio letteralmente per metro quadro. Non si sa al 100% a cosa è dovuta, però ci sono solamente due meccanismi principali. Due meccanismi paradossali, che sono meccanismi che limitano la crescita delle piante. E proprio perché limitano la crescita delle piante, impediscono che alcune erbe particolarmente competitive, particolarmente prepotenti, come la falasca, coprano tutto. Se invece ci sono dei fattori che limitano la crescita delle piante, ognuno si deve accontentare di un pezzettino e c'è spazio per tutti. E quali sono questi fattori? Il primo fattore è che i suoli su calcare, per loro natura, sono poveri di acqua e poveri di minerali. E allora attenzione, perché il miglioramento dei pascoli, che andava molto di moda tra gli agronomi e che gli enti pubblici finanziavano volentieri, che consiste nello spietrarli, in alcuni casi addirittura nel fertilizzare i pascoli che si trovano in montagna, è deleterio, fa sparire questo tipo di habitat e fa sparire la sua biodiversità. Il numero di specie va a picco con il miglioramento. Vi faccio vedere, questo è uno studio che abbiamo fatto noi qualche anno fa nel Parco d'Abruzzo. Più il pascolo è sassoso, detto in parole povere, più è elevato il numero di specie. Cioè la massima ricchezza di specie c'è laddove c'è la massima, diciamo, sassosità, chiamiamola così, della vera. Ricchezza di specie che è complessità, non è solo una questione di numero. E certo, poi ci sono vari modi di misurare la diversità. Possiamo anche misurarla non solo con il numero, ma anche come stanno quelli che ti dicono, magari c'hai cioè, due specie rarissime e 100 banali, che cosa che non è. Sì. Però va detta, perché sennò... Va detta, la biodiversità non è semplice, perché non basta contare le piante, ci sono vari altri fattori da tenere in conto. Ma anche soltanto se guardassimo il numero di specie già funziona. L'altro fattore che tiene sotto controllo, diciamo, i prepotenti, e quindi fa sì che ci sia spazio per tutti, è appunto l'azione degli erbivori. E quindi anche qui si è visto sperimentalmente in tutta Europa che in questi pascoli di bassa quota, se noi facciamo sparire pascolo ovino e se non abbiamo abbastanza erbivori selvatici, la diversità scende. Questa per esempio è una radura di media montagna qui nel parco, non più pascolata, vedete questi ciuffi di verde più, diciamo, brillante, più giallino, è la falasca che si sta espandendo, approfittando dell'assenza delle pecore. Se l'assenza poi del pascolo perdura, vedete questo, un groviglio di ginepri, sorbi, rose selvatiche, eccetera, che porta alla scomparsa totale dell'habitat. E come dicevo prima, è stata una sentenza della Corte di Giustizia europea contro il governo del Regno Unito. Loro avevano perso dentro un'area protetta una superficie di prateria di direttiva, perché si era appunto incespugliata, si sono giustificati dicendo che è stato un processo naturale, l'incespugliamento è un processo naturale. La Corte di Giustizia europea ha risposto che questa non era una giustificazione. Come la direttiva tutela volutamente habitat di origine umana, noi siamo tenuti a
continuare con le attività umane che preservano l'ambiente. Poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo dal punto di vista scientifico, filosofico, eccetera, se questa è stata una scelta corretta, però la volontà del legislatore è questa, la situazione normativa attuale è questa, e quindi se vogliamo ottemperare alla norma, noi dobbiamo mantenere il pascolo in queste praterie. Ovviamente, anche nel caso delle praterie di bassa quota, dipende dal tipo di pascolo e da come è gestito, perché anche qui il pascolo bovino ed equino brado può portare a delle situazioni anomale, perché gli animali poi magari si concentrano in certe zone, e quindi abbiamo una totale alterazione della composizione dell'ecosistema, come si vede in questa immagine, completamente in base alle carte. Quindi il pascolo ci può e ci deve essere, ma la sfida molto difficile è che dobbiamo programmarlo in modo scientifico, essendo dentro un parco nazionale. Un altro habitat di prateria che c'è dentro, parte, soprattutto dentro i SIC che stanno fuori del parco, questa è stata una sorpresa, questo è un habitat nuovo non solo per il parco ma per l'intero Appennino, non è mai stato trovato, identificato in tutto l'Appennino questo tipo di ecosistema, e questo habitat che si chiama, c'è questo strano nome, formazioni erbose steppiche subpannoniche, che vuol dire la Pannonia è la zona di steppa dell'Ungheria e dell'Austria orientale. È un tipo di habitat che protegge quindi le steppe dell'Europa dell'Est, ma che sapevamo già che in Italia era presente anche in alcune valli particolarmente aride delle Alpi, come relitto di un clima di epoche passate, e abbiamo scoperto adesso che è presente anche nella Marsica, nei settori che facciano verso la Valle del Fucino. Abbiamo scoperto pochi anni fa, mentre facevamo ricerca, in realtà per un altro progetto di ricerca, per altre cose, con grande emozione e sorpresa, che ci sono nei versanti che facciano verso il Fucino, per esempio nella zona di Trasacco, nella zona di Aschi, la conca di Amplero, eccetera, delle piante in comune con le steppe dell'Asia centrale, che finora si sapeva soltanto che vivevano sulle Alpi in Italia, non si sapeva che vivevano anche in Appennino. Abbiamo scoperto adesso che vivono anche in Appennino centrale, per esempio questa graminacea qua che si chiama Testuga Vallesiaca, si pensava che in Appennino non esistesse, l'abbiamo trovata nei versanti appunto che guardano verso il La presenza di questa e di altre piante quindi porta a identificare questo habitat di steppa orientale che cresce per esempio nella piana tra Collelungo e Trasacco. Che è una piana che in realtà era coltivata fino a poco tempo fa. Quindi l'habitat si è reinsediato secondariamente partendo ovviamente da nuclei originari che stavano nelle zone e che qui non sono cartografabili perché sono troppo piccoli, che stavano nelle zone rocciose ai margini dei versanti, che stavano nelle conchette carsiche, nella zona di Amplero, Tristeri, eccetera, e che probabilmente anche quando la piana era coltivata, queste piante vivevano per esempio nei muretti a secco, tra i campi, nelle zone che venivano lasciate per le pecore, eccetera. Questo però è un habitat che ci preoccupa molto perché sta al margine di zone urbanizzate. Cioè è un habitat di interesse straordinario, è un museo all'aperto di com'era la vegetazione dell'Abruzzo alla fine dell'ultima glaciazione, 15.000 anni fa, però ha la sfortuna di trovarsi molto vicino a zone urbanizzate. L'altro problema è che per mantenerlo dobbiamo continuare a fare quello che si faceva prima, quindi o a coltivare i mandorleti o farci pascolare le pecore sotto, cioè serve un'azione di disturbo controllato alla vegetazione che impedisca che questa cosa diventi un intrico di cespugli in cui perderemo queste cose. O di capannoni all'uso agricolo. O di capannoni.
Ultimo esempio che vi faccio vedere perché il tempo si è prolungato assai, ma molto importante dal punto di vista gestionale, sono le torbiere. Le torbiere sono le aree palustri di montagna, di ambiente freddo. Da noi le torbiere sono un relitto delle epoche glaciali, perché la torbiera è un ambiente tipico della tundra artica. Era diffuso, anche questo in epoche geologiche passate, poi si è contratto da noi in piccoli nuclei vicino alle sorgenti. Molte torbiere del parco, senza neanche saperlo, le abbiamo perse con le captazioni delle sorgenti. Moltissime sorgenti, anche grandi del parco, sono quasi completamente captate, quindi non si forma più la zona 1. L'identificazione e il monitoraggio di questo tipo di habitat non è banalissimo, perché in questo caso fra le piante da guardare, secondo il manuale, ci sono anche i muschi. Le muschi sembrano tutti uguali, ma solo in Italia ce ne sono 900 specie diverse. E ognuna di queste specie è diversa dalle altre come comportamento, ecologia, eccetera, quanto il cinghiale è diverso dal capriolo, diverso dal cervo, eccetera. Quindi pensate quant'è la complessità dell'ecosistema. Perché i muschi? Perché le torbiere sono ambienti in cui per definizione si forma la torba, cioè in cui le piante si mummificano, e questo è molto importante dal punto di vista del ciclo del carbonio. È praticamente l'unico tipo di ambiente che esiste nell'epoca geologica attuale in cui si continuano a formare combustibili fossili, quindi in cui la natura toglie in modo definitivo dall'atmosfera l'anidride carbonica e la intrappola in substrato geologico. È l'unico ambiente in cui succede il contrario. Come? Praticamente l'unico ambiente terrestre, poi ci sono anche i meccanismi negli oceani, ma praticamente l'unico ambiente sulle terre emerse in cui succede il contrario della combustione dei combustibili fossili. E questa attività viene svolta principalmente dai muschi, perché loro riescono a vivere in questo ambiente intriso di acqua, che essendo intriso di acqua, però è un ambiente che impedisce la decomposizione. Quindi i muschi si praticamente mummificano e si trasformano in torbi. Esistono tantissimi tipi diversi di torbiere nel parco, quindi vedete una per esempio dominata dai muschi, poi una invece dominata da varie erbe che hanno dei legami con la tundra artica e un'orchidea molto bella specializzata per questi ambienti, altre che sono dominate da erbe di dimensione molto, molto cospicua. La cosa importante è che noi per tutelare le torbiere dobbiamo tutelare l'intero paesaggio idrico che c'è intorno, nel senso che intorno alla torbiera c'è tutto un sistema di deflusso delle acque e un sistema di diverse comunità vegetali in base a quanta acqua c'è, molto articolato, che va tutelato nel suo complesso. Cosa è successo però? Molte torbiere del parco sono state da moltissimo tempo, forse da prima che esistesse il parco, drenate con sistemi di canali per trasformarli in campi coltivati, in prati di asfalto, eccetera, quindi la loro superficie utile si è ridotta moltissimo. Soprattutto qui abbiamo il problema della concentrazione del bestiame pesante. Nel senso che chiaramente in piena estate, ad agosto, quando è tutto secco, gli unici posti che restano verdi sono le zone umide, sono le paludi. E quindi mucche e cavalli stanno giorno e notte, tutto il mese di agosto, ficcate là dentro, perché è l'unico posto dove trovano qualcosa di verde da mangiare. E questo chiaramente è un grosso problema. Uno dice, ma in natura come facevano? Sì, è vero, in natura facevano la stessa cosa. Andiamo a vedere nella savana africana, durante la stagione secca, gli erbivori si concentrano nelle zone umide. Il problema è che in natura le zone umide sarebbero immense. Cioè non ci sarebbero quei 4 metri quadri relitti che ci sono adesso nel parco. Cioè nel parco, in condizioni preistoriche, c'è una superficie enorme in zona umida, tutta la piana tra pescasseroli e opi, era tutta paludosa. Adesso ce ne sono rimaste pochissime, quindi non possiamo consentire il meccanismo naturale del bestiame che ci si concentra, no? È un po' come il discorso degli incendi. Se sei in Canada, dove c'hai milioni di chilometri quadrati di foresta, dici io lascio che gli incendi facciano il loro corso naturale, perché bruciano la foresta qua, tanto se ne riforma di là. E mi è rimasto soltanto un quadratino di bosco, perché tutto il resto l'ho distrutto perché ci ho fatto campi coltivati, chiaramente io quel quadratino di bosco lo devo proteggere dall'incendio, non posso dire sì all'incendio è una cosa naturale. Allora lo stesso succede con
la concentrazione del bestiame nelle torpiere. Purtroppo ce ne sono rimaste talmente poche per le modifiche del paesaggio che dobbiamo impedire questo. Tra l'altro, spesso è una cosa a costo zero, perché molto spesso il bestiame va lì perché c'è il fontanile, basterebbe quindi creare un canale di staccionata che porta al fontanile senza calpestare il resto. Basterebbe dare al bestiame, quando è tutto secco, dell'alimentazione integrativa, in modo da andare a mangiarsi l'erba, l'unica erbetta verde che è rimasta in quel pezzettino, anche perché poi ovviamente sono superfici talmente piccole che la resa anche economica in termini di produzione per l'allevatore è minima. Questa è una foto, secondo me, emblematica della situazione. Questa è una piccola zona umida vicino a Colle delle Acque, dove l'unico pezzettino in cui sono rimasti i muschi di torpiera è letteralmente un metro quadrato qua, grazie a questo ramo di rosa selvatica che sporge da una siepe, che quindi dà fastidio alle mucche, che è spinoso, e questo è l'unico pezzettino che le mucche e i cavalli non calpestano. E quindi su un metro quadrato noi possiamo vedere come sarebbe tutto il resto della valletta, che invece è una fanghiglia sterile a causa della concentrazione del bestiame che va lì per il fontanile. Una delle più importanti torbiere di tutta la zona è quella di Campitelli, dove ci sono delle specie che sono dei relitti glaciali rarissimi in Appennino, dove però la situazione in estate diventa questa, con una eutrofizzazione dell'acqua a causa delle deiezioni delle mucche, che porta alla crescita di queste alghe mucillaginose che sterminano completamente la vegetazione naturale. Poi intanto si vedono cose ancora più particolari, come sempre a Campitelli, questa situazione di drenaggio artigiano dell'acqua fatta seppellendo un cassonetto dell'immondizia e facendo movimenti terra. Però zingano. E poi le torpiere hanno un problema, che devono stare al sole, se no l'ecosistema non si sviluppa. Questa è una situazione in cui con le migliori intenzioni sono stati piantati degli alberi per fare forse un'area picnic ombreggiata. No, eccetera. Magari. E il problema è che sono stati piantati vicino a una striscia di torbiere. Questa è la sbarra di Fenerbahce. L'autore è in sala di questo misfatto. Sarà lui a spiegare perché ci ha messo le piante. E cosa succede? Le piante fanno ombra. È appassionato di... Le piante fanno ombra e portano alla scomparsa della torbiera. Infatti in realtà i manuali europei poi consigliano addirittura interventi di decespugliamento nelle torbiere, se in condizioni diciamo naturali, se la torbiera ben conservata, la quantità di acqua è tale che gli alberi non riescono a crescere. Però siccome spesso le torbiere sono alterate da drenaggi, captazioni eccetera, quindi l'acqua spesso non è più sufficiente a bloccare l'incespugliamento, le linee guida europee consigliano il periodico decespugliamento. Concludo perché temo di aver preso ben oltre il tempo che mi era stato assegnato. Alcune raccomandazioni. Una carta, per forza di cose, è una semplificazione, e in particolare qua dobbiamo ricordarci che qualunque cosa sotto i 4 ettari non era raffigurabile. Anche nella tavola di abbia presuntiformi è stato possibile rappresentare soltanto degli esempi, specialmente per alcuni habitat che sono piccoli ma diffusissimi, quindi non era possibile cartografarli. L'altro aspetto da non dimenticare è che la vegetazione può cambiare con una velocità sorprendente. Bastano 10 anni per trasformare una prateria aperta in un cespuglietto completamente chiuso. Quindi la carta descrive la vegetazione com'è adesso. Tra 10 anni già potrebbe non corrispondere più alla situazione di terra. Questo è un esempio di un habitat di direttiva, le bordure di grandi erbe idrofile, che è diffusissimo ovunque, ma che è molto piccolo per sua natura.
Quindi nella carta degli habitat multiformi sono stati riportati solo alcuni casi particolarmente eclatanti. La carta quindi non certifica, la carta è soltanto un catalogo di quello che ci possiamo aspettare. È, diciamo, il benchmark, è il segnale d'allarme, cioè, per fare un intervento lì, attento, lì ci potrebbe essere questo e quest'altro. Ma non è che se un particolare habitat non è disegnato in una particolare località, stiamo tranquilli che non c'è. Dobbiamo andare a controllare, come chiedono tra l'altro le linee guida nazionali, che parlano di verifica in scala 1 a 2000 o 1 a 10.000. Soprattutto, ripeto, l'assenza in carta di un habitat non esclude che l'habitat non sia presente. Con questo io direi che possiamo chiudere. Ringrazio tutti per la pazienza e se ci sono domande ovviamente sono a disposizione. Va bene, allora grazie. Non serve. Sì, sì. Okay. Allora, grazie al professor grazie al professor Filibe, che intanto saluto anche il presidente della comunità del parco, sindaco di Opi, Antonio Di Santo. Abbiamo con questa presentazione cercato di dare ovviamente alcuni elementi, elementi che servono, poi ognuno si andrà a prendere, ma la carta, come ha detto la dottoressa Sulli, è già disponibile sul nostro sito, alcuni tecnici ce l'hanno già chiesta, l'abbiamo consegnata ed è come avete visto uno strumento di conoscenza e quindi di analisi e di valutazione molto importante, uno strumento oggettivo che, come ha detto il professore, fotografa la situazione, diciamo, ad oggi con lo studio, le attività fatte sostanzialmente negli ultimi 2 anni e mezzo più o meno, che chiaramente va in evoluzione, però in qualche modo penso che l'evoluzione del territorio, delle aree del parco, quindi se mandarle in una evoluzione positiva o in una involuzione, cioè un'evoluzione negativa, spetta a noi, spetta alle scelte che ovviamente verranno fatte in primis chiaramente dai singoli, io li chiamo padroni di casa, li ho sempre chiamati così perché poi sono i comuni, e ringrazio i tanti sindaci, tanti assessori, tanti tecnici comunali che sono collegati oltre a quelli in piazza, in sala, non in piazza. Quindi questo è sicuramente un elemento di confronto importante. Avete dalla presentazione capito che c'è la possibilità evidentemente anche di recuperare delle situazioni importanti. Ovviamente aprire un confronto noi non c'è nessun problema, e il richiamo che abbiamo fatto e che faceva prima la dottoressa alla valutazione di incidenza serve a chiudere il cerchio sostanzialmente. La valutazione di incidenza è uno strumento che fotografa, partendo dalla fotografia, ora è chiaro che chi l'ha già fatta e la carta degli habitat non c'era, non era ancora stata pubblicata, poco male, ma se la valutazione di incidenza, così come chi ce l'ha presentata, i comuni o addirittura i privati che ce l'hanno presentata, l'hanno fatta partendo da analisi che i tecnici che hanno presentato la valutazione di incidenza hanno fatto un lavoro in piccolo, tipo quello che ha fatto l'università, è chiaro che serve sostanzialmente a dire ok, io voglio fare, voglio eseguire un certo tipo di intervento, sia esso nel caso specifico di pascolo piuttosto che di un intervento forestale o di altro tipo, qual è l'incidenza, quindi che cosa va a produrre sull'habitat, sul territorio, quello che io vado a fare. La valutazione serve a questo, teoricamente, ed è in alcuni casi è venuto fuori, alcuni interventi sono migliorativi, l'esempio quello del ritorno in qualche caso, oppure della promozione del pascolo ovi caprino, va esattamente in quella direzione. Che non è un puntare il dito contro qualcuno,
serve sostanzialmente a dire che c'è un capitale, che è un capitale collettivo, perché poi da un punto di vista della patrimonialità il padrone di casa è il comune o l'associazione locale, ma da un punto di vista del bene della biodiversità, perché poi ha voglia di dire che è stata inserita in Costituzione se dopo due giorni facciamo carta straccia di questa, di quel principio, lavorando in altra direzione. Allora si tratta di tutelare un patrimonio che è bene assoluto in termini appunto di patrimonio in quanto tale, ma in termini di conservazione della biodiversità è un patrimonio collettivo di cui tutti abbiamo la responsabilità. E allora quello che diceva prima la dottoressa Sulli, su un mandato, chi ha seguito poi i lavori sia della comunità del parco sia del consiglio direttivo con i verbali che abbiamo pubblicato, noi l'anno scorso abbiamo tirato la linea, c'è stata l'indicazione da parte della presidenza e del consiglio direttivo a me di procedere al pagamento di tutti gli indennizzi danni fauna, anche nei casi in cui il pascolo era fatto in mancanza della valutazione di incidenza. Abbiamo fatto un giro parlando con i responsabili dei servizi regionali per la valutazione di incidenza, c'è stata confermata che la valutazione di incidenza va fatta, le regioni, le tre regioni hanno procedure in parte differenti, Lazio e Molise hanno sostanzialmente confermato che l'avvio della procedura spetta alla regione che chiede il parere al parco in quanto ente gestore, il parco emette il parere e poi lì dove il pascolo riguarda l'area all'interno del parco noi mettiamo anche il nulla osta e quel parere ovviamente così come vuole la norma sulla valutazione di incidenza, se fatta a norma, fatta per bene anche sulla scorta, ora si può fare anche sulla scorta di questa documentazione, ha validità 5 anni, quindi c'è una prospettiva lunga da questo punto di vista. La Regione Abruzzo, nell'incontro che abbiamo fatto, c'erano tutti e due i servizi, sia quello foreste e parchi, sia il servizio ambiente, ci ha detto sostanzialmente che, non so se l'hanno fatta, ci hanno detto entro fine febbraio, forse sarebbe stata fatta, febbraio-marzo, comunque verrà riportata in capo alla Regione la valutazione di incidenza, perché tra l'altro nel caso dei comuni che fanno la valutazione di incidenza per una propria attività ci sarebbe un conflitto di interesse, quindi lì comunque sarà la Regione ad attivare. Quindi chiudo così, poi lasciamo spazio alle domande, a un confronto, a un dibattito. Noi siamo assolutamente a disposizione, la carta c'è, da qualunque punto di vista si può lavorare, l'obiettivo comune è quello di tutelare il patrimonio collettivo, che è il patrimonio che dà da mangiare, tanto per capirci, ma è un patrimonio che serve anche a tutelare la ricchissima biodiversità che abbiamo e che ovviamente siamo tenuti a tutelare, anche perché, come ha detto il professor Filibeck, qualche volta partono le procedure di infrazione. Le procedure di infrazione poi sono a carico della regione, a carico del parco e via dicendo. Insomma, non vorrei come parco ci ritrovassimo anche sul banco degli imputati per non aver tutelato bene gli habitat presenti all'interno del nostro territorio. Non so se in sala c'è qualcuno, se c'è anche il consigliere De Ioris che ci ha raggiunto, Antonio. Domande? Sindaco Frattaroli, dai, che ti vedo in prima fila, sei bellissimo. Sono, come dire, esterrefatto dalle vostre esposizioni. Siete grandi. Vabbè, il caffè te lo pago quando ci vediamo poi. Vabbè. Abbiamo notato il pandanno occhiale e cravatta che fa. Hai capito? Ecco, uno che ci capisce, no? Lo stile è tutto. Direttore! Comandi? Quando è che ci viene a trovare? Molto presto. Bene, bene. Il presidente pure, quello della comunità e quello del parco. Grazie. Il signore, ringraziamo entrambi.
Bene, grazie, veramente grazie. Ecco, però che il sindaco Frattaroli, sono lieto che abbia avuto modo di ascoltare tutto. Io da giovane studente universitario ho ascoltato con grande interesse la presentazione del professor Fini, perché ho apprezzato molto il taglio che ha voluto dare di indicazione, di pericolosità, di fragilità. Allora, queste cose non le abbiamo fatte per fare una pubblicazione accademica in più, le abbiamo fatte per dare un servizio ai territori, e sono lieto che il direttore lo abbia ricordato con molta puntualità in precedenza. Queste cose sono a disposizione di tutti. Penso, mentre ascoltavo Filipe, pensavo che per esempio anche in questo tipo di presentazione, adesso semplificato ovviamente, non solo per i tecnici, ma anche per esempio per il mondo delle scuole, sarebbe estremamente interessante per far comprendere fin da ragazzi qual è il valore del patrimonio. Questo è un patrimonio di conoscenze bellissimo da mettere a frutto. E naturalmente, lo dico in presenza dei sindaci, si deve comprendere che le nostre procedure non sono procedure, le nostre procedure per i tecnici ovviamente, non sono procedure che nascono su impulsi polizieschi, no, ma credo che si ascolti la mia voce, non credo siano iniziative che nascono su impulsi polizieschi, ma nascono soprattutto con l'idea della conservazione del patrimonio. Questo l'ha detto chiaramente il direttore e deve essere molto molto chiaro. Questa roba è a disposizione di tutti. Mi ringrazio molto per il modo in cui è stato presentato, perché chi voleva capire poteva capire, chi non vuole capire non capirà mai, ma noi ci auguriamo che sia preponderante la prima categoria. Signor Presidente, ascolto. Come vede, Sette Frati è presente in triade, ovvero questa volta sì, e sottolineo questa volta, lo sottolineo di proposito, ascolta sindaco, questa volta sì, e ho visto con piacere, fra l'altro, che mentre stavi curando l'accostamento fra gli occhiali e la cravatta, il tuo tecnico era presente dall'inizio della conversazione, perché da qua vedevo lo schermo, quindi mi compiaccio, sì. E continua sempre su questa linea, e per premio ti verremo a trovare. Non solo, nessuno ha notato che c'è scritto sulla mia pagina Urania. È stato è mia figlia, che è un amante dei territori, se lo vogliamo chiamare, un amante della natura e degli animali, e quindi ogni tanto mi dava qualche spinta dietro la schiena. Ringraziamo per questa cordiale collaborazione. Opportuna. Va bene, non so se c'è qualche altro intervento, o comunque, come ha detto io riprendo una parte, uno dei passaggi della dottoressa Sulli, noi siamo disponibili lì dove fosse ritenuto necessario e opportuno anche a fare, come dire, incontri dedicati con i tecnici, perché e lo stiamo vedendo, e chi ci ha già lavorato, mi riferisco ai comuni, ad alcuni comuni che l'hanno già fatto, poi diventa automatico, diventa come dire, tutto più facile, e diventa ovviamente, si facilita la gestione. All'inizio qualcuno c'ha il mal di pancia, però il mal di pancia, come viene, poi passa. Se non ci stanno posso vieni. Lascio la parola ad Antonio, vieni. Sarò breve. Buonasera a tutti, solo per molto velocemente per dire grazie al professor Filberg per la presentazione che avevamo già ascoltato in via tecnica per gli addetti ai lavori, ma e anche per l'esposizione, come ricordava il Presidente, perché è stata molto puntuale e incentrata sugli aspetti poi
di cui necessitano i territori, i comuni, gli uffici tecnici. E grazie anche al direttore per aver ricordato che c'è stata la collaborazione con il presidente, con il consiglio direttivo e su spinta, insomma, richiesta della comunità del parco a voler andare incontro ai comuni che in qualche maniera non avevano ancora concluso l'iter di incidenza nella scorsa stagione per l'indennizzo dei danni fauna appunto a quei comuni che non avevano ancora concluso questo iter. Io credo che lo spirito di collaborazione, volevo ribadire sostanzialmente questo, è fondamentale, perché è vero che l'habitat va salvaguardato, è vero che appunto alcune attività vanno ad arricchire la biodiversità, come abbiamo visto in alcuni casi, ed è altrettanto vero che la collaborazione tra enti è fondamentale, perché attraverso questa sinergia riusciamo ad avere una conservazione migliore, ma anche uno sviluppo socio-economico che guarda alla sostenibilità e guarda anche alla crescita dei territori. Quindi io credo che il sunto di tutto questo sia che gli strumenti devono, come giusto che sia, e come ha ricordato il Presidente, essere a disposizione dei territori, e i territori debbono collaborare con l'ente parco affinché non venga depauperato il patrimonio naturale da un lato, e l'ente parco deve collaborare con i territori affinché il patrimonio, diciamo così, culturale e anche enogastronomico non venga mortificato dalle, tra virgolette, dalla conservazione, che di fatto può essere sostenibile insieme alle attività antropiche sostanzialmente. È chiaro che le due cose devono stare insieme con delle logiche costruttive e non con delle logiche di contrapposizione, questo è sottinteso, però volevo, ecco, complimentarmi anche per l'atteggiamento costruttivo che condivido totalmente, che insieme al Presidente continuiamo a divulgare costantemente. Tutto qua, grazie. Bene. Se permettete, vorrei salutare dell'Università della Tuscia. Pronto? Mi metto qua così il sindaco mi vede. Ecco. È esposto al saluto. Ho visto che lei è andato a Piccinisco, a Settebrate ci è passato sopra con l'aereo. Non si ricorda, siamo anche visti per la chiave di macchia marina. Il sindaco di Piccinisco era presente dall'inizio della seduta. No, ma si sono anche visti. Vedi, il mio collega Marco di Piccinisco era felice perché non avevi citato Settebrate, perché non c'eri stato. No, Sette Frati è stata battuta accuratamente. Si ricorda, ci siamo anche visti una volta con un problema di chiavi in sbarre. Sì. Allora, visto che sono state chiamate in causa, intanto sono il presidente della comunità, il direttore, la dottoressa Cinzia Sulli, sono tutti presenti in sala e tutti quelli che stanno in ascolto. Purtroppo ancora il sindaco Sette Frati vuole rinnovare una vecchia tradizione, quella della di mettere in competizione il territorio di Piccinisco con quello di Sette Frati. Io ho sempre detto che i nostri territori, caro sindaco, non hanno confini, è tutt'uno. Infatti, noi arriviamo a Piccinisco. Ecco, non lo dire! Ringrazio il professore dell'Università della Tuscia perché ci ha portato anche ancora altre notizie che noi, come si dice, ci fanno crescere. Però io, mentre ascoltavo, pensavo che queste cose bisogna calarle poi agli attori che sono nel territorio, che sono principalmente i nostri allevatori, perché da noi, tra la tradizione che abbiamo, quella dell'allevamento ovicaprino, dalla tradizione agropastorale, c'è anche la tradizione che si arriva su in alpeggio e c'è la sfida a chi va prima a arrivare prima sui 2000 metri, e cosa che ci diceva il professore è sbagliato, perché quell'erba a maggio-giugno ancora non è erba che, diciamo, che è matura per il pascolo, e questo che dovremmo far capire ai nostri allevatori, come gradualmente salire in alpeggio fino a una certa, che ce lo siamo detti spesso con la dottoressa Sulli, con il regolamento dei nostri usi civici, della fila pascolo e tutto quanto. Però diciamo che noi
queste cose le abbiamo ascoltate tante volte, però adesso dobbiamo capire come calarle sui nostri allevatori, sulle nostre aziende che poi operano in questi territori. E che io aprirei, visto che pascolare vuol dire rinnovare questo patrimonio della biodiversità, allora anche in quei luoghi, in quelle comunità dove non hanno allevamenti, io sono disposto a fare delle convenzioni con gli allevatori nostri affinché possano andare a pascolare quei prati, così da rinnovare con la biodiversità. Grazie a tutti. Giusta proposta, sindaco. Mi sta bene. Va bene, ci vuole qualcuno che okay. Chiuda, se non sei in quanto no. Va bene. Allora, grazie davvero a tutti. Noi rinnovo la totale disponibilità al confronto, al dialogo, alla consultazione e ovviamente aspettiamo le valutazioni di incidenza per tutti i comuni che fino ad oggi non ce l'hanno mandata. Grazie e buonasera a tutti. E grazie a Radio Parco ovviamente che è sempre presente e che ci consente di arrivare a molte più persone rispetto ai collegamenti. Arrivederci a tutti. Spengo qua. Ciao sindaco, ciao sindaci e sindache, signore sindaco, perché c'era sindaca di Castel San Vincenzo, di Lignano, vabbè ci sono.